Tenete conto che ovviamente non ha nessuna conoscenza di layout o composizione o cose di questo genere. Mi serve per dirvelo che è innato. Ha integrato delle cose disneyane, non per forza sempre piacevoli, ma poi ha inserito una roba che mi sentirete dire, ripetere N volte in questi 4 giorni. La comunicazione è un vettore tra una persona che comunica o un ente ad un altro, ma è anche un vettore d'orientamento di un layout. Tutto è orientato e vi fa cielo e terra. Ha messo delle creature sotto. Addirittura c'è una creatura aliena, ce lo siamo fatti spiegare perché non arriviamo a capire che questa aliena con le antenne, che ha messo al centro, notasi che non c'è il papà, quindi la figura centrale, la mamma comunque, e poi ci sono delle stelle, ci sono, sapete che cosa sono queste in alto? Stivali, scarpe, non mi dite perché, però c'è Chagall, ci sono altri pittori che, non, rimanendo piccoli anche da adulti, rifanno le stesse cose, ovviamente con più, diciamo, trasporto. E addirittura ci sono dei grafici che, se li pagate bene, gli date un disegno in piccolo e ve lo fanno in 3D. C'è anche questo per dare modo agli incubi di diventare realtà in qualche modo. Però in realtà tutti sappiamo disegnare, tutti sappiamo fare composizione, dobbiamo solo stare attenti a non dimenticarlo o a nutrire questo tipo di cose. Le stelle anche hanno degli stivali, vedete che poi li riprende e lo isola sullo spazio. Come è spiegabile una roba di questo genere? Un layout che viene fatto con delle stelle numerate, creando delle scarpe, delle cose, delle entità aliene o comunque quadrupedi, una figura centrale. Non devo certo dirvi io le figure fondamentali della geometria, quindi il triangolo, il quadrato o la sfera, quanto siano centrali anche sulla vostra PlayStation, o quanto siano centrali le linee verticali e orizzontali, cioè la croce. Qui c'è una croce. La mamma è una croce, i bastoncini. Quindi un simbolo potentissimo, una linea verticale e orizzontale, i simboli più potenti in assoluto, perfetto, minimale, guarda caso il simbolo preso a prestito dalla religione cristiana. Per trovarne uno tanto più potente, la religione musulmana si prenderà la mezzaluna, che è un'altra cosa, un altro simbolo più morbido e femminile, ma comunque potentissimo. La Croce Rossa noi disegniamo in questo modo, ponetevi anche delle domande. È un caso, voi vedete delle robe ferme, con un fermo immagine, ma da dove arrivano? Come cosa? E qui è incredibile vedere una bambina di pochi anni, più o meno, che ha preso delle influenze, che rifà un discorso di questo genere. Abbiamo i triangoli, abbiamo le croci, abbiamo i quadrati, se chiudete questa forma sottostante, abbiamo le circonferenze. Cioè le figure fondamentali con le quali disegniamo tutte sono interne, sono innate. Quindi c'è quasi un processo di, e questo ovviamente gli psicologi cognitivi vi daranno una mano, di reinterpretazione della realtà in base a delle figure fondamentali. Quindi io capisco la realtà, la bambina capisce la realtà, se la scompone in forme che può rappresentare e che comprende, cioè quelle fondamentali. Ecco perché i tratti o d'altro. E questa roba ve la ritroverete sempre, continuamente. Quindi è da qui che inizia il viaggio. Dal classicismo, poi magari sotto Natale diventano 7 comete o 5 comete, adesso non scomodiamo cabale, numeri magici, ma insomma sono anche qui cose che ricorrono, la grotta è diventata più accogliente, ci sono più animali alieni sistemati all'interno, però ci si vede quasi una rappresentazione della natività, data l'influenza anche magari del periodo. Ok, allora adesso vi faccio vedere. Se parte anche da qua. Un altro modo di annullare l'incredulità. Quando si dispone di un bel po' di soldini, il trasporto emozionale si può fare anche con un gioiello. Aspettate che, se riesco a richiamarmelo. Ok, da qui dentro è meglio. Ok. Ovviamente abbiamo molti soldini da poter spendere per far arrivare questo messaggio.
Ma guardate cosa succede quando si mitizzano dei simboli moderni. Ovviamente uso la grafica 3D. Lo è anche il leopardo, in grandissima parte, come se avete visto nella tigre di vita di Pi, ad esempio. Per cui adesso anche gli animali, in gran parte, si preferisce domesticarli in questo modo. Ci sono anche delle riprese reali, qui ad esempio è reale anche il cavallo con la carrozza. Tutto l'intorno è messo in 3D, in composizione. I fini sono consumistici, ovviamente, ma guardate un po' i miti, la grande muraglia con il drago. Questo è anche un laccio del gioielliere, ovviamente, quindi la figura è stata presa come esempio animato del gioiello, però delle persone sono state chiamate a costruire una storia su questi gioielli. Qui state vedendo una scena completamente tridimensionale, compresi le pietre preziose, ovviamente. Che brivido questa ripresa. Sono l'elefante. Qui è reale, quindi l'animale è diventato reale. Non abbiamo più bisogno della computer grafica, tanto vale. Magari ne abbiamo bisogno per fare due riprese distinte e poi metterle insieme, perché è difficile che l'umano e il felino, anche domesticato, abbiano questa vicinanza. Ok, hanno raccontato un gioiello, ovviamente con fondi, questa cosa è costata qualche decina di milioni di euro, non una barzellettina, è fatto da studi completamente francesi. I francesi hanno un amore spaventoso per la grafica tridimensionale, le TV, se vi capita di vederne, ne sono strapiene, e hanno anche ottime scuole e ottime società, peraltro, che ci operano. Anche la Francia, anche il Canada francofono, quindi in realtà Softimage, questo software enorme, cioè di grande rilevanza nella storia della computer grafica, nasce in Canada. Per cui c'è anche un animo francese da questo punto di vista. Ed è incredibile come spendono una montagna di soldi per far arrivare il messaggio di Sotto Natale, il gioiellino, con la narrazione, cioè raccontando in qualche modo. Io vorrei che questa componente fosse quella sempre presente. Fate tutti i tentativi, le prove, i software e l'apprendimento che volete, ma tutta quella potenza e bellezza è nulla se voi non la piegate alla comunicazione. Cioè dovete dire qualcosa, altrimenti va benissimo la fotografia tradizionale, va benissimo la ripresa tradizionale. Sia in Italia che all'estero ci sono tantissimi esempi di produzioni 3D che sono naufragate. Una includeva la produzione in 3D di Anna Frank, del diario di Anna Frank, dove era stata ricostruita in 3D nel laboratorio di Milano e anche fuori, con un dispendio di energie enorme nel ricostruire la vita, la soffitta, dove veniva segregata, dove stava nascosta, e poi anche il 3D e anche i nazisti, l'ambiente esterno. Ovviamente è finita in un bagno di sangue con un sacco di soldi anche della comunità europea buttati. Succede spesso questa cosa, soprattutto in Italia. E il problema è
Ho bisogno del 3D per raccontare Anna Frank? O mi basta un buon regista? Cosa mi aggiunge il 3D? Cosa mi aggiungerebbe il 3D ad Anna Frank? Ho in mente dei parallelismi, dei contenuti particolari? O comunque sia la tecnica tradizionale è più che sufficiente? Così come quando non ne ho bisogno, inserisco filmati reali. Questo filmato è al 70% 3D, e il 30% è reale e spesso sono messi insieme. Quando è lungo, costoso, non ha senso fare la carrozza in 3D o aggiungere, già gli automatismi, non ha senso aggiungere cose che costano tanto e che hanno bisogno di moltissimo tempo quando posso farli con la fotografia tradizionale o lo posso fare con il video o con la regia tradizionale. Per cui il 3D è anche una grandissima opera di budget, costa molto. Costa molto acquistare hardware, costa molto acquistare il software, costa molto pagare le persone, ma l'aspetto più critico è che costa molto non bucare le scadenze, cioè non andare oltre le deadline, la consegna. E quando vi parlavo della velocità, spesso questa roba va fatta tutta in 2 settimane, massimo 4 settimane, a volte qualche giorno. Quindi ci lavorano anche 40-80 persone insieme. Sui Mignon, sulle cose Pixar, 400 persone per 6 anni o 8 anni. E spesso dei gruppi su più produzioni contemporaneamente. Per cui questa cosa, che voi la facciate singolarmente o in gruppo, ha bisogno di coordinamento, ha bisogno di un'idea di progetto che non può essere improvvisata. E quindi ci sono delle figure piramidali a capo, i famigerati supervisori. Spesso ne sentite parlare, a volte leggete anche Technical Director, TDI, no? TD. Sono quelli a capo dei dipartimenti che approvano quello che succede alla base della piramide. Non so se è già ora di pausa, però ho uno schemino, ne ho uno. Quindi parliamo di workflow produttivo, ma comunque ne ho uno noioso perché non ha immagini, ma in qualche maniera vi fa capire cosa succede in qualunque produzione e non c'è differenza che io faccia videogame, architettura o qualunque altro tipo di cose, soprattutto se sto animando. Quindi parlo di pre-produzione, produzione vera e propria, la maggior parte del 3D e del 2D che fate, e post-produzione. Queste sono le tre parti. Sono un pochino più agevoli. Entriamo in dettaglio con degli esempi particolari, se lo vedete in questa forma. Non so quanto sia leggibile nel complesso. Vediamo un po' da qui. Ok. E come notate c'è un sacco di gente che inizia a lavorare su delle cose. È ora di pausa, faccio un break. Sì. Diciamo come vanno le cose, è un bene o un male? In realtà abbiamo un supervisore della modellazione, uno di layout, cioè abbiamo uno per ogni componente e deve essere un modellatore ovviamente. Sì, è semplicemente una persona che ha iniziato anche da zero e che ha fatto il modellatore che ascende la scala, è una scala gerarchica, quindi propensione un pochino più al comando, controllo delle cose, conoscenze e soprattutto se i modellatori, che possono essere anche 50 o 100, si inceppano, si bloccano delle componenti, devi sapere dare soluzione. Spesso non è solamente uno, eh? Quindi la struttura è piramidale, ma ce ne sono anche altri. Sì, esatto. In realtà non esiste che il supervisore di modellazione faccia il supervisore di texturing. Cioè, anche se sta di texture, deve essere specializzato in quel componente. Sono ben divisi. Sono ben divisi e questo qui, tra l'altro, è quello che approva, che ti dice i giornalieri o quello che è stato fatto può andare avanti. Tenete conto che spesso, soprattutto se lavorate in grosse società estere, potete anche lavorare la notte o orari vostri, non c'è una cosa ben precisa. Basta che a scadenza consegnate quello che vi è stato detto, perché tutto questo meccanismo va avanti contemporaneamente. Quindi se devo fare la pettinatura di un personaggio e mi serve per il giorno dopo, non ha importanza che tu la faccia dalle 2 alle 6 di pomeriggio o tutta la notte, che il giorno dopo sia stata consegnata e approvata dal supervisore, che può farlo rifare, eccetera, eccetera. Però in realtà anche quando voi imparate da singoli, state riassumendo in piccolo quello che è questo tipo di catena. E quindi c'è una fase iniziale, questa che si chiama di preproduzione, che nasce dall'idea, quindi la comunicazione. Quindi da studente rappresento quello che voglio, ma poi mano a mano, sì, ok,
la teiera con la coperta, ho imparato la teiera per fare un esempio, il teapot, l'erba, mi va bene tutto. Adesso proviamo a pensare come contestualizzarla, come personalizzarla, come fare, non so, un interno dentro il teapot, riprendere la teiera, il teapot di Alice, piuttosto che di altri film, eccetera, eccetera. Quindi è bene imparare fin da subito a dosare quello che voi acquisite rispetto ai ritmi narrativi, cioè cosa state comunicando? Vi accontentate solamente che l'erba sia realistica? Il riflesso è fatto bene? Ok, è un primo livello, senza di questo non ci sono neanche i livelli successivi. Ma poi, cos'altro posso aggiungere? Da che comunicazione arriva? Beh, non mi è stata data, non importa, me la invento. Quando andrò a lavorare me la daranno come direttiva, ma non esiste che vi diranno di fare delle cose isolate in questo modo. Per cui in realtà qui i disegnatori lavorano tanto, di loro direi di più, anche gli sceneggiatori. Qui c'è una fase iniziale dove si scrive una montagna di roba, per cui si fa sinossi, si fa sceneggiatura, cioè si fa il riassuntino anche di quello che volete comunicare. Dopodiché vanno cercati finanziamenti, vanno viste tutta una serie di robe. Ok, lo faccio in classe, bene, è autofinanziato in qualche modo, ma ho delle risorse diverse e così via, ma parto da un'idea. Magari è la cosa che si fa alla fine del corso, quando fate la tesi o il cortometraggio. Magari è una buona cosa se lo fate in gruppo, dove ognuno di voi ha già capito che è più specializzato nel fare i tessuti, l'altro vuole fare più materiali, un altro vuole fare environment, cioè ambientazioni. Perché l'altra cosa interessante che vedrete è che all'interno di queste sottoparti possiamo avere delle iperspecializzazioni. Questo sopra vi riguarda relativamente, quasi mai è compito del grafico 3D. Spesso e volentieri, ne vedremo delle cose, ve lo dà anche l'agenzia. Cioè l'agenzia vi dà il copione, l'idea, la sceneggiatura o anche lo storyboard. Cos'è lo storyboard? È il fumetto di sceneggiatura in qualche modo. E si fa anche nei fumetti tradizionalmente. Ve ne faccio vedere ad esempio ora degli esempi. Lo storyboard è semplicemente il fumetto del cortometraggio, della rappresentazione. Voi poteste dire, sì, ma io sto facendo l'immagine statica per un architetto. Bene, alto là, c'ho sempre un'idea, i disegni vengono fatti come progetto, è vero che non devo animare perché non faccio storyboard, ma ho fatto degli schizzi dove dico che materiale voglio, che inquadrature vuole l'architetto e cose di questo genere. Altra cosa è che questi specialisti che abbiamo detto indispensabili, l'architetto, il medico, chi via, il progettista delle cucine che vi segue, mica sta insieme a voi. Al massimo fa una riunione con voi, un brainstorming o comunque sia una riunione allargata, ma mica vi segue passo passo. Vi dà delle direttive, quindi voi dovete saper leggere uno storyboard per poterlo ripetere. E spesso, chi di voi ha visto ad esempio Report lunedì, si è parlato anche di freelance italiano. Insomma, era un freelance di siti web, quindi non era esattamente il freelance del grafico tridimensionale. Però spesso si riceve uno storyboard in quel modo, si fa un contratto subito, si stabilisce questo tipo di cose, vi pagano subito o vi danno perlomeno un anticipo. Vedremo che questa cosa anche in Italia è sinonimo di serietà. Chi non fa contratti o non paga subito già non vi vuole pagare. Quindi c'è anche un modo di approcciare il cliente che andrebbe fatto in un certo modo. Poi si prendono le cose all'inizio per imparare in un certo modo e poi vanno fatte in un altro. Ma qui i clienti non ci sono che si comportano in questo modo. Beh, vanno educati, vedremo come si fa questo e come si obbliga il cliente a non superare certe linee di demarcazione. Il grafico non è uno schiavo che cambia le cose in tavola e non si fa pagare mai, per cui è ben regolamentato da delle linee rigide, ferre. Il grafico 3D assomma una montagna di complessità e a volte anche del team. Se voi non fate un contratto e un progetto iniziale, non si va da nessuna parte. Quindi anche quando lavoriamo con l'India o con l'Inghilterra e ci sono delle sottoparti che vengono affidate, ci sono delle robe che vanno firmate e controfirmate. E quando non vi conoscono dovete dimostrare. Dopo che vi conoscono il lavoro vi arriva anche più di quello che potete fare. Però c'è anche un rovescio della medaglia. Vedremo quanto costa. 300 euro immagine statica di partenza, 300 euro al secondo l'animazione. Sto solo pagandomi i costi. 24 fotogrammi al secondo, vedremo cosa significa, perché costano così tanto. Ma voi avete delle penali sulla consegna. Se non consegnate a scadenza, potete, soprattutto con l'estero, con l'Italia al massimo potete pagare quanto avete pattuito, ma con l'estero potete pagare il doppio o il triplo e soprattutto non lavorate più. Non è tanto il pagare che ci si può mettere d'accordo,
non ti ho fatto entrare di questa cosa, ti ho dato dei soldi, restituiscimelo, o al massimo mi dai il doppio di quello che mi hai fatto un danno, ma non lo vedrete più. Per cui si muore subito, perché non siete affidabili, avete dimostrato di non sapervi auto regolamentare. Quindi qui parliamo anche di autodeterminarci, di diventare imprenditori di se stessi. Bene, bisogna essere anche molto rigidi con se stessi, avere un sacco di scappatoie, piani B, l'amico che conoscete che sa modellare, oddio non ce la faccio per mezzanotte, dammi una mano, dividiamo il compenso, mettiamoci d'accordo. Quindi c'è anche un modo per fare questa cosa qui, e voi vedete in Italia pochissime società che lo fanno in maniera corretta, eppure gli spot sono pieni di grafica, quando non la fanno all'estero, la fanno in Italia. Tutti avete visto le sigle del parmigiano, col topolino che più o meno, ok, che già è un azzardo, no? Il topolino, il formaggio, un po' come è successo anche con Ratatouille, il topo in cucina non è proprio il massimo della cosa, farlo passare come messaggio positivo vuol dire fare tutta una serie di robe. Tax Free di Milano è una delle società che fa questo tipo di spot e ovviamente entra in competizione con le altre società e quindi deve fare dei preventivi, deve fare tutta una serie di robe. Quando gli dicono che devi consegnare dopo un mese, dopo 4 settimane, quello che sia, il committente ha già comprato gli slot su Rai 1, Canale 5, eccetera, e quegli slot costano 30.000 euro a passaggio. No, no, non al giorno, a passaggio per emittente. Quindi potete anche ben capire che se ho speso per tutto quanto, l'agenzia, lo storyboard, la realizzazione, qualche centinaio di migliaia di euro, a volte anche qualche milione, è una piccola parte di quello che sarà il costo per la messa in onda, oltre a tutte le persone che ci hanno lavorato. Quindi poche società italiane, non più di 4-5, possono fare questo tipo di lavori, e per alcuni più grandi vanno direttamente all'estero, o delle agenzie italiane, che sono i copywriter, quelli che stanno nella prima fase di questa idea, cioè idea storyboard, no? Barilla, che decide di fare il mulino bianco in 3D, fa tutta una serie di studi, ci sono grafici, copywriter, disegnano, mettono appunto la campagna, fanno vedere al cliente, tutta sta roba costa soldi e tempo, a un certo punto ha deciso di fare il mulino in 3D, ok, come si pone o d'altro, l'ha deciso l'agenzia, quanto costa e qual è il budget, l'ha deciso l'agenzia. Ovviamente uno non deve dire per forza di sì se non può, però nel momento che tu accetti, l'agenzia sa che tu devi consegnare il lavoro in quella data. Ripeto, a parte la penale, e a volte le penali vuol dire chiudere, o per multa o per danni, ma non vi danno più lavoro, quindi dovete chiudere per forza per cambiare nome. Per cui è anche, cioè, stare sul mercato vuol dire competere con società di questo genere. Ce ne sono altre diverse, ad esempio la Direct to Brain, che sta a Latina, che è quella che fa il leone con la criniera che si muove nei negozi expert, piuttosto che l'acqua lete. Anche qui non è che è tutto di massima qualità finale, dipende quanto è il budget. È un lavoro, se il budget è di 12.000 euro, è pure troppo. Non è che uno sindaca su, sono fatti bene i capelli, il leone si poteva animare bene. Dobbiamo capire come è stato fatto questo lavoro, in quanto tempo. A volte il cliente dice, ok, oggi è giovedì, eccoti la cosa, mi devi fare la testa del leone per lunedì. Che vuol dire una montagna di fotogrammi, andare a riprendere tutte le cose passate e cercare di fare in tempo nel fare questo tipo di cose. Quindi è un lavoro convulsivo, non so come spiegarlo, non è così pacato e così preciso. Così pacati e precisi lo è quando lo imparate. Approfittate di questo tempo zero, tempo sospeso, perché è un tempo senza limite, o quasi. Ma comunque se ci mettete un po' di più non succede nulla, non c'è un compenso, non c'è altro. Poi rimpiangerete fortemente questo tipo di cose, perché la bravura e la velocità, cioè il saper fare, deve essere connaturato a questi ritmi di produzione. E quindi potete pensare che sia solo da freelancer. Freelancer è, se vi chiamo dalla Germania, dovete fare una cascata, perché siete specializzati in real flow, ci sta tutto. Ma a monte ci sta un team, anche fatto da più persone. Per cui è un lavoro di team in loco, ci si riunisce in un posto, si sta in open space solitamente, o è un lavoro in team in remoto. Ad esempio noi prendiamo moltissimi lavori via Facebook. Quindi al di là di farsi i fatti degli altri, in realtà c'è un modo molto intelligente di utilizzare Facebook per posizionarsi, per farsi mettere degli like che moltiplicano quante persone o il network, o anche per pagare della pubblicità, solamente a basso costo, per promuovere la propria immagine. E le commesse avvengono nello spazio di istanti. Mi servono 3 persone che modellano 2 cerbiatti per lunedì. I primi 2 che gli dicono sono interessato, ecco dei reel, ho fatto la tigre qui,
ha preso il lavoro. Durano istanti questo tipo di cose, perché quello è un supervisore che magari ha già schedulato che deve consegnare una settimana o due e non ce la fa comunque se nella modellazione. Quindi anche queste tecnologie, Instagram, Facebook, cioè il videogame è lo stesso esempio, ci sono modi stupidi di buttare via il tempo. Io penso che uno dei più stupidi, soprattutto in età non prescolare, sia quello del giocare, ma fare un videogame è difficilissimo. Allora, è bello giocare, imparare il videogame per saperli fare, per fare grafica. E se io sono un grafico di videogame, mi promuovo su Facebook. Mi interessa relativamente andare a vedere le cose di terzi, di quarti o d'altro, anche perché vi assicuro che non c'è il tempo mentre state producendo. Anzi, vi dico dell'altro. In produzione, soprattutto estera, non avete internet. Ecco, mettiamola giù pesante. Ce l'avete sul vostro telefonino o tablet, forse, se non è schermato. O al massimo su delle macchine a parte fuori dalla produzione. Per cui voi non potete neanche colloquiare con l'esterno. Spesso sono macchine che partono via Linux e avete solamente un applicativo, Maya, o Maya più Photoshop. E si lavora in rete. Quindi non è che mi va di andare su Photoshop e voglio perdere tempo a fare un'altra roba. Comunque non potete, non avete i mezzi per poterlo fare. E soprattutto, ma fatelo pure, tanto non ve lo impediscono. Ma la data di consegna, anche qui di nuovo, è tassativa. Quindi allora non importa se state sul tablet e navigate su iPhone o su un altro telefonino. La cosa importante è che la sera alle 5 o il giorno dopo, a scadenza abbiate il lavoro. Capite? Sì. Come si può proteggere il proprio lavoro? Perché comunque se è su internet, perché da io ma intenzionato a prendere il lavoro che ha fatto Davide, che ha fatto Francesco, te lo faccio passare per mio. Allora, a volte lo si fa anche come esempio del vedi questo lavoro qui, comunque sono in grado di farlo. E a volte, diciamo, di nascosto, da dietro, non ha grandissima importanza. Questa cosa merita qualche oretta di approfondimento che c'entra col copyright, però c'è proprio un'arte e una legalità nel farlo. E anche quello di fare dei siti e anche quello di marcare, ad esempio, le immagini o di metterle in filigrana con Photoshop o di anche riempirle in un certo modo è un'altra componente. Non ti si risente? Oh. Questo è acceso e funzionante. Ok. Perfetto. Allora, no, sì. No, se non sono provati loro, aspettiamo un altro pochino. Chiudo questo discorso, perlomeno al di là della pipeline e di tutto il resto. Merita un discorso a parte. Va saputo fare perché c'è un'arte anche nel fare i reel, nel presentarsi. Bisogna fare un sito e magari registrarlo, farlo anche in automatico, eccetera. Aprirsi una pagina su Instagram, Facebook, linkare tutto questo, LinkedIn è un altro circuito utile per poter lavorare o d'altro. Fatto bene può essere un ottimo modo per proporsi. Come non farsi rubare le cose? Dipende da paese a paese. In alcuni paesi è più facile rispetto ad altro. Per superare i blocchi mi basta prendere un provider russo e postare sul russo anche software sottoposti a copyright e non mi possono far nulla. Quindi superare questo impasse è abbastanza complicato. Io non mi preoccuperei tanto del sono talmente bravo che mi rubano i lavori. Posso sempre dimostrarlo e solitamente comunicandolo lo rimuovono in quasi tutti i paesi del mondo. Solitamente questa cosa non avviene e vi dico anche perché. Perché nella comunità grafica sia italiana in miniatura che quella estera un po' più allargata, se si viene bollati in una cosa di questo genere si finisce il giro in un batter d'occhio, lo si limita moltissimo. Per quanto voi possiate pensare, non è una comunità che supera a livello mondiale i 100.000 esemplari persone che ci lavorano, e includo tutti. Quindi non è difficilissimo arrivare a sapere chi ha fatto cosa e come. E con questa cosa è della massima scorrettezza. A me capita anche che di docenti in coordinamento che fanno vedere filmati su YouTube che li spacciano per propria lavori oppure scaricano esempi da tutorial o da video tutorial. Voi come la chiamate? Io la chiamo truffa. Il momento che avviene una cosa di questo genere da uno dei miei collaboratori vuol dire che non lavorerà più, almeno non con me. Per cui il problema di fare i disonesti è che vi bruciate molto velocemente. Non c'è niente di male a far vedere filmati o opere degli altri o a pubblicarli o a dirlo. Però non bisogna impadronirsi assolutamente mai dell'operato degli altri.
Questa è una cosa gravissima. Oppure dare i giusti, comunque sia, riconoscimenti. Mi sono ispirato a... Sì, ho visto delle cose, perché essere scoperti o comunque sia introdurre anche nei reel, poi lo vedremo magari tecnicamente, voi mettete delle immagini, delle cose, e avete preso degli oggetti da libreria gratuito, dove i siti l'hanno detto che sono gratuiti, addirittura sono, alcuni sono anche commerciali, un nome per tutti, gli strabusati Evermotion. Nel momento che voi fate questa cosa, che vi scoprono o no nel momento che lo pubblicate, ma che qualcuno dice sì, vabbè, ma è il cambiamento del colore di questa scena, avete perso di credibilità e... Siete bollati come falsari ed è una cosa gravissima, inaudita. Noi è capitato anche a noi. È successo anche a noi. Io ricordo un caso su Computer Grafica e Tecnica Applicazione in cui voi in totale buona fede avevate pubblicato delle cose, certo, e poi c'è stato l'autore praticamente che aveva dimostrato che era stato lui, diciamo, a... e quindi voi giustamente avete... Quindi effettivamente... Ricordo che se non mi sbaglio c'erano, sì, esatto, qualcosa di, c'erano altri modi, oppure c'erano delle texture, ricordo, diciamo, una cosa di questo tipo, e quindi diciamo un argomento... No, è un argomento comunque di una gravità inaudita, certo. E soprattutto è un'autodenuncia al mondo della propria inadeguatezza, perché nel momento che tu dici ho preso il modello da, cioè hai preso il modello del viso e te lo sei modificato, o la texture tal dettagli, e non lo dici... Tanto sul demo reel che ci vuole a dire oggetto da libreria o d'altro, non è mica uno sminumento, però chi ti vede sa qual è la tua componente rispetto al resto. Tra l'altro, se mi posso permettere, vorrei dire una cosa: come ci sono delle gallerie molto prestigiose, di cui magari poi lei parlerà, non lo so se, sì, tipo per esempio quelle di 3D Total o altre, sì, e io ho visto anche delle immagini molto belle in cui gli autori comunque molto correttamente dicevano il modello 3D non l'ho fatto io. Allora, ho lavorato su queste 3D cose. Total, 3D Total è un editore che conosco, ed è londinese. Noi ad esempio da Londra traduciamo 3D Artist Italia. Bene, loro per legge non possono neanche... Allora, mettiamo che abbiate fatto da zero la macchina di Batman. Quindi non avete copiato niente, avete usato dei riferimenti. In Italia possiamo pubblicare, loro no. Né sul sito né sulle riviste. No, addirittura liberatoria dalla Fox o dalla casa che c'è i diritti. Quindi è ancora più rigida la cosa. A me è capitato un caso che sulla pagina Facebook noi mettiamo una cosa che si chiama rendering del giorno, di un'immagine particolarmente bella, e abbiamo preso una cosa da una grafica della BBC, una grafica che lavora per la BBC, e abbiamo scritto copyright, l'autore, ma anche l'autrice, anche il sito. Ora, per la legge italiana, per impedire nella legge italiana, non solo editoria stampata, ma anche sito web, che altre persone facciano questo tipo di cose senza dirlo, noi sotto si mette diritti riservati, ma non sono riservati i diritti di chi ha fatto l'opera, il fatto che tu l'hai messa in vista, l'hai pubblicata. Bene, c'è stato un battibecco con questa persona che a un certo punto ha detto ma no, è solo visibilità, ma non si può fare, non mi importa niente, l'Italia c'è una cosa, dovete toglierla. Noi abbiamo detto, guarda, noi la togliamo per cortesia, ma essendo testata registrata, non sito web blog, non siamo tenuti. Perché ad esempio l'editoria italiana può prendere da tutti senza, anche senza dirlo volendo. Basta che dimostri, cioè io posso rubarvi un'immagine, ovviamente non posso spacciarla per mia, però posso dire su una rivista, la pubblico, o su un sito web, dicendo oh che bello che ha fatto Gianni D'Amico questa bellissima immagine, e non essere perseguibile in nessun modo. Perché la legge dell'editoria italiana, anche da siti web, anche da cose stampate, anche da scansioni, anche da video, non c'è proprio un limite a questo tipo di cose. Basta che tu, come casa editrice, dimostri che lo hai fatto come sistema di informazione. Quindi hai preso queste fonti e hai detto anche di chi sono. Altra cosa è che io dico che l'ho fatto io. Quello è furto. È un furto, ed è furto sulla proprietà intellettuale italiana come furto in tutto il mondo. Anzi, all'estero sono ancora più rigidi. Per cui, ad esempio, la rivista che noi traduciamo non... Noi possiamo tradurre il loro gallery, ma loro non si prendono immagini che hanno fatto i nostri lettori se i nostri lettori si sono ispirati a cose di copyright, sia di film che di terzi. Sono molto rigidi perché loro ne rispondono, se non per mancato controllo. Mentre invece in Italia sì, quindi che vi devo dire? È su un sito italiano, dobbiamo attenerci alla cosa italiana, ma se noi italiani con un sito italiano andiamo a mettere su un provider anglosassone, che è ancora più rigido, oppure uno ceceno che non c'ha rigidità, o russo, che non c'ha leggi di copyright, addirittura io posso mettere software piratati, non mi possono fare nulla. E alcuni dei siti piratati stanno là,
spesso li vedete persi, iracheni, iraniani, russi, ucraini, eccetera, eccetera. Cioè, ce ne sono perché non possono essere perseguiti. Comunque, se poi questa cosa vi interessa, tenete anche conto che la legge italiana da studente vi consente tutto, a casa vi consente tutto, in pubblico, cioè il computer che mi porto sul treno, o anche il portatile per lo più, i computer che ho dentro una società con partita IVA sono soggetti a controllo. E il controllo è una pennetta che in automatico si fa il giro degli hard disk, vede anche Photoshop su una cosa formattata 2 anni fa, perché non è possibile togliere tracce da questo tipo di cose. Per cui quando anche fanno un controllo, ad esempio, solamente tributario o comunque di tipo contabile, spesso e volentieri ci associano anche quello del software. E anche grossi nomi, adesso non mi fate di grossi nomi italiani, hanno trovato spesso licenze Office piratate. In Italia si usa molto acquistare un originale e non originali. Questo è un crimine e adesso è anche, è importante che voi capiate anche la profondità del crimine. Una società che ha 5, 20, 50 licenze di Photoshop, Houdini, Nuke, fate i nomi che volete voi, 3D Studio Max, pirata, spende centinaia di migliaia di euro in meno di una società che ha tutto originale. E quindi il costo a fotogramma sarà minore. Sta sul mercato ed è più competitiva con un falso. E quindi cioè, ci sono anche autodenunce, c'è anche il modo di mettere giustamente i bastoni tra le ruote, perché bisogna competere con le stesse regole. Inoltre si tolgono posti di lavoro a chi vende il software originale, inoltre queste cose seriamente non si possono fare senza il software originale perché non capiamo quanto è dovuto alla copia e quanto all'originale, già con la roba pagata, ma almeno ci abbiamo assistenza, guardami si è chiuso il software e io devo consegnare lunedì, il software c'ha questo problema, quindi è importante avere questo canale. Allora come si fa? Da studenti vi danno le licenze gratuite o al massimo 100-200 euro per quasi tutto, compreso la roba Autodesk, ma compreso spesso anche l'hardware, Wacom stesso sconta gli studenti tantissimo. Fate vedere i certificati, software da 6.000 euro o da 60.000 euro, cioè tutta la suite di Autodesk, 160 euro per 6 anni. E se siete di una scuola certificata TC, vi danno anche un anno di licenza gratuita durante l'anno di proseguimento del corso. Quindi ci sono i modi per fare cose legali, ok? Dopodiché, quando si produce, siete tenuti a dare il giusto compenso a chi ha fatto questi strumenti che sono potentissimi. Ora, da questo punto di vista, stanno cambiando molte cose. Piuttosto che far pagare una licenza 6.000 euro, tutti stanno imparando, compreso Adobe, Photoshop, a far pagare tutti 10 euro mese, ma non Photoshop, tutto, After Effects, InDesign, tutta la suite. Ma già che ci sono pure 100 giga di spazio sul cloud, così vi salvate i dati. Però fanno un abbonamento, è la logica dell'app. Tutti pagano pochissimo in base al consumo e non che chi compra il software a 6.000 euro paga anche per gli altri 80 che lo comprano pirata, perché c'è un vizio di mercato. Tra l'altro, mi sembra che nella Comunità Europea fino a poco tempo fa eravamo i secondi e terzi dopo Grecia e qualcun altro come massimo pirataggio del software. Leggevo ieri che siamo usciti almeno dalla lista nera degli Stati Uniti, quindi qualcosa sta cambiando. Però in realtà si entra anche in contatto con chi fa questo tipo di cose. Non dico che è un atto d'amore, ma un atto di onestà. Hai fatto del lavoro, te lo riconosco. E poi vi seguono. Se voi gli fate delle richieste, vi assicuro che vi seguono. E se la vostra richiesta è insieme ad altre 100, 200 di simile, vi seguono ancora prima. Quindi includono delle librerie, aggiungono del materiale, cioè tengono molto alle persone. C'è addirittura uno, ZBrush, che lo comprate una volta sola a 600 euro, 400 da studente, e poi eventualmente fate il cambio con 200 euro da studente a commerciale, ed è per sempre. Sono 10 anni che escono upgrade e non si paga più, si paga una volta sola. È uno dei software più venduti al mondo dopo Office, dopo Microsoft e sistemi operativi, perché le persone si affezionano, fanno un investimento, lavorano con quel software e poi pagano uno tantum, però ne vendono tantissimi a poco. La logica è questa, fa pagare a tutti poco, piuttosto che tantissimi a pochi fortunati che devono fare investimenti di questo genere. Comunque, vabbè, questa è una problematica borderline, però ci sono modi per rimanere onesti e essere tranquilli sul mercato ed è importante dare questo tipo di segni comunque sia. E quando io dico, vabbè, se non potete proprio comprare subito due o tre originali, almeno una, cioè iniziare dando questo tipo di segnale e poi proseguendo. Quando siete studenti vi viene più o meno tutto perdonato.
avete delle agevolazioni. Da professionisti no, perché l'apertura della partita IVA dice già che tu stai in un luogo pubblico e puoi essere sottoposto giustamente a verifica. Stanno utilizzando degli strumenti come non vi sognate di rubare i pennelli o i colori o un'automobile che vi piace tanto, non vi dovreste neanche sognare, o l'hardware che è veloce, anche col software è la stessa cosa. A maggior ragione con il sistema operativo, cioè mettere Windows piratato, è un antivirus piratato, vi do questa immagine così, corrisponde a un utente, a un paziente con pacemaker che c'ha il software piratato dentro. La pila, o c'è la pila cinese, diciamo così, visto che è sinonimo di scarsa qualità, ha una pila cinese e sull'apparato. State tranquilli? Ok. Il software privato può aprire, soprattutto il sistema operativo e l'antivirus, può aprire delle backdoor, cioè l'accesso ai vostri dati in un attimo. Vi può essere già fornito con uno che da fuori, mentre stai digitando la carta di credito, memorizza e la vende a 10 dollari, a niente, a 10 dollari, a nulla, non la vende per levarvi subito i soldini, la vende in un altro mercato. Già lo fanno con i software originali, che scoprono nuove patch ogni giorno e automaticamente dice aggiornamenti, nuovi aggiornamenti. Gli potrei dire finalmente sì, aggiornati, tanto sono regolare. Idem con l'antivirus, altro catena cioè, modo di limitare i danni. Se veramente una casa di produzione non dovrebbe avere software privato, non si può fidare di questa cosa qui e poi si pone sotto fuori dal mercato e soprattutto fa un atto di pirateria e anche spesso ai limiti della truffa o di concorrenza sleale, che è una truffa, rispetto ad altre società simili. Per cui bisogna stare attenti a questo tipo di cose. Posso farle una domanda, mi scusi, riguardo gli showreel? In Sì. poche parole, io dico sempre ai miei ragazzi che possono confermare che sono importanti perché praticamente noi anche abbiamo avuto dei nostri studenti che hanno trovato lavoro, perché sono venuti degli imprenditori che ci hanno chiesto delle cose specifiche, noi abbiamo fatto vedere dei lavori fatti dai ragazzi, quindi lo showreel fondamentalmente. E poi praticamente, come diceva lei, quindi la cosa fatta bene, hanno avuto il contratto e hanno lavorato. Però c'è una cosa che mi, non so come trovare un termine, non riesco a trovare una spiegazione, perché ci sono dei ragazzi, siccome cerchiamo di fare le cose fatte bene, ci sono dei ragazzi che nonostante vedano dei loro compagni che per esempio hanno trovato lavoro tramite questo, impegnandosi praticamente, ragazzi che hanno anche magari delle notevoli potenzialità, cioè non parlo magari di ragazzi che magari hanno fatto il corso, però obiettivamente magari si un po' intuisce che il 3D magari non è per loro, che sostanzialmente buttano, io lo devo dire proprio brutalmente, buttano proprio alle ortiche questo loro grandissimo potenziale, non capendo l'importanza di produrre del materiale demo. Volevo sapere la sua esperienza al riguardo e come si potrebbe riuscire a Allora, invertire questa problematica. io ne ho portati anche alcuni di esempi di reel, quindi magari li vediamo anche rispetto ai video. Bisogna sapersi porre, ovviamente. Dovete tener conto che spesso chi fa recruitment, chi fa assunzioni, soprattutto all'estero, di persone esperte nei vari campi, non è essa stessa così perfetta, così perfettamente addentro a queste problematiche. Si avvale dei supervisori. Quindi quelli che vedono il materiale, chi decide poi alla fine sono altre persone, ma chi dà l'ok sono persone molto addentro. Altre volte chi fa questo tipo di selezione è molto più grossolano di quanto si pensi normalmente. Allora uno dice nel reel metti degli esempi tipo di automobili diverse, di macchine, di moto, di cose di architettura. È capitato che di persone che sono state assunte per fare anche in questo caso videogame di moto, semplicemente perché nel reel c'era la moto 3D animata. Quindi in realtà, soprattutto in Italia, spesso gli esempi del reel sono visti come i veri esempi che io andrò a produrre realmente. All'estero gli esempi del reel vengono visti come potenziali. Quindi dicono, ah, ma se tu hai fatto questo modello della macchina rosa, puoi fare anche il modello di Batman 6 e ti chiamano. Quindi vedono anche la potenza. Ci sono dei modi, degli accorgimenti per fare le cose al meglio. Delle cose dal demo reel non traspaiono. Una potrebbe anche essere, sì, ok, è bella la qualità, ma chi mi assicura che hai effettivamente renderizzato tu? Hai modellato tu? Benissimo. Allora, registrate una sessione di modellazione. Mettete Camtasia o pacchetti simili che registrano mentre voi state facendo delle cose e fate il filmato di quella sessione. Quella sessione ne mettete un piccolo insert, 8-10 secondi, che è compositate con il 3D finale e fate vedere questi passaggi. Potete rendere i reel molto sintetici.
e far vedere che effettivamente siete voi che fanno quel tipo di cose. Anzi, spesso vengono anche accelerati. In questo modo i video fanno capire ancora meglio che non solo siete bravi a fare quel tipo di cose, ma che siete anche veloci nel fare ottimi risultati. Cioè danno una lavorabile tempo che spesso è un po'... Comunque il reel è proprio un'arte, perché il reel va fatto per non annoiare e quindi deve essere una roba da 30 a 90 secondi. Vanno messe le cose più interessanti alla fine, le cose più meno interessanti all'inizio, e vanno eliminate le robe che... dovete mettere didascalie per dire chi siete, dove siete specializzati, cioè dare comunque della comunicazione da questo punto di vista. Il reel va visto e rivisto continuamente. Man mano che fate nuovi lavori e che prendete anche il permesso dopo i 6 mesi di poterlo mettere, in alcune case non consentono di fare questo, dovete proprio scrivere sotto rilasciato per fini didattici, Fox, Center di Fox, eccetera, eccetera. Fox è una delle più rigide da questo punto di vista, perché mette molti di questi contenuti speciali dentro i Blu-ray che escono del film, e quindi bruciarli in questo modo non è fattibile. Vi dico anche che altre volte spesso questi contenuti transitano su YouTube o altre piattaforme e vengono rimosse, perché è esso stesso un atto di pirateria, e quindi comunque sia non andrebbe fatto. Quando li rilasciano loro, e quindi sotto c'è Disney o Fox, è l'unico caso. A volte lo si mette il link, ma magari lo eliminano dopo poco tempo, solo come cosa di interesse. No, più che altro, il caso, se avete visto il bellissimo Vita di P è uno dei film che vi consiglio per fare questo mestiere, perché all'80% di Vita di P è 3D. Anche paesaggi, anche questo vedremo lunedì o martedì dentro View. Lo faccio vedere proprio al computer, mettendo le nuvole, le cose, non lanciando filmati. Quindi, in realtà, grazie, se riesci ad avere anche una tavoletta, una Wacom? No, una Wacom no. Compatibile? Neanche, vabbè. No, anche piccola, stupida, ci ho pensato. Non ce l'abbiamo, diciamo, la stupida. No, perché c'ho già i driver Wacom e sarebbero compatibili, quindi è un attimo, è più veloce. Se no, col mouse comunque ci vuole un po' di più. La possiamo reperire sicuramente. Un po' di altra marca, disinstalliamo. Sì, anche perché molte cose non si possono fare con il mouse, avete bisogno di una tavoletta. Penso a ZBrush, a View, ad altri software, dove come fate col mouse a dare livelli di 2024 livelli di pressione? Questo è o spento o acceso. Se tenete premuto, cioè scavate o tirate le cose, ma non è come fate a dare i tratti sfumati. Non è possibile farlo con le tavolette. Quindi alcuni software come ZBrush, come Madbox, come View, come anche lo stesso Lumion, che hanno bisogno della modellazione del terreno, hanno bisogno della pressione. E quindi c'è bisogno di questo. Comunque anche col mouse si fanno delle cose di un certo tipo. Io li faccio fare palestra su Sculptris, praticamente. Ah, ok. Che hanno acquisito quelli di... Sì, l'hanno acquisito. Hanno acquisito. Mi sono perso, ho aperto doppia parentesi. Sì. Se per esempio dobbiamo modellare una stanza, il nostro elemento fondamentale è un mobile, poi come contorno ci sono altri oggetti, può essere la sedia piuttosto che un'altra cosa. Questi oggetti li possiamo prendere da altre fonti? Se facendo un lavoro, allora sì e no. Sì. Se tu stai prendendo da una libreria che è completamente gratuita, ce ne sono tantissime, noi stesso sulla pagina Facebook ne mettiamo ogni giorno, alcune case ve le regalano anche, ad esempio, lo vedremo sull'illuminazione, fare illuminazione vera non vuol dire buttare una spot o un'area, vuol dire confinare dentro un modello. Il modello o te lo modelli o vai da Guzzini e scarichi la lampada dal dettaglio, è gratuita, quindi sì. Se stai prendendo librerie gratuite o fatte da terzi per regalarle, o perché la maggior parte di chi costruisce apparecchi illuminanti, ma adesso vi dico anche perfino mobilifici, quindi ancora non scavolini, ma ce ne sono alcuni che producono camere da letto piuttosto che arredi, che vi danno già i modelli in 3DS, ma addirittura con le texture, addirittura con le texture V-Ray dentro, cioè quindi aumentar ray o quant'altro. Quindi sì, da questo punto di vista. In questo caso o lo fai per te o lo fai commercialmente e sì comunque, perché vale. Purtroppo no se la libreria è commerciale, perché la libreria commerciale includa che tu l'abbia comprata e non va bene neanche dopo che l'hai comprata la puoi modificare, ma dopo che l'hai comprata e modificata puoi rilasciare solamente l'immagine di rendering, ma mai dare una scena.
Vedremo anche che, ad esempio, quando produco video o immagini, io mica ti do il progetto di After Effects o i livelli di Photoshop o il progetto di Max. Mai e poi mai un utente o una società cede la scena, cede i pixel. Ecco perché quando mi avete detto, sì, ma mi rubano i filmati, ho capito, ma la scena e il progetto sta solo dentro la mia macchina. E quello chi la ruba? Lì, a noi ci è capitato per perizia legale, di gente che ha dato in sottocommessa. Bene, si sono presi i modelli e i render, li hanno spacciati come proprio, buttando fuori chi li aveva fatti. Perché? Perché gli hanno dato i modelli, la scena, il punto max, il punto object. Se tu cedi il progetto, chiunque può dire che l'ha fatto. Non c'è più legalmente nessun tipo di protezione. Quindi, quando si producono immagini e animazioni, si danno solo gli esiti finali. Nessun caso vengono dati i progetti. In questo caso tu dovresti dare una scena dove dentro ci sono dei modelli ex novo o modificati di una libreria commerciale che tu magari hai comprato tu, ma il destinatario mica c'ha la stessa licenza, quindi o compra un'altra licenza o non puoi farlo. Oppure magari tu hai usato delle plugin che il committente non ha. In soldoni comunque la regola è non si cedono i progetti. O comunque quando si cedono i progetti il costo è infinito. Non c'è un costo di mercato. Io ho iniziato a parlare di quanto costa un'immagine, un frame. Ma quando voi date una scena con oggetti fatti da voi, da libreria, non ha un problema. Io col mio Max o con il mio progetto me lo apro. Quindi a quel punto in poi posso modificare, spacciarlo per mio. Lì posso fare quello che voglio. Come faccio a dimostrare chi di noi due lo ha fatto? Mica il giudice fa una gara e dice ok, vediamo chi modella prima. Cioè non ha senso questa cosa. E l'atto di proprietà. Chi ha la scena è il proprietario. Quindi non si consegna il progetto, il file? Ma in nessun caso, non esiste. Questa possibilità non è contemplata. Quando esiste, il pagamento lo decidi tu. Perché stai facendo una cessione di proprietà, stai vendendo un terreno. Esiste un costo di mercato, ma esiste anche il fatto che tu gli dai la possibilità di estenderlo quanto vuole. No, mai e poi mai. Non dico le società, ovviamente, quelli che fanno film o quant'altro, che diciamo blindano tutto, ma comunque a noi è capitato che alcune agenzie ci hanno fatto firmare per un cortometraggio di Enel, dove c'erano delle molecole che devono fare delle cose, forse ho anche qua qualche esempio, che volevano la cessione degli oggetti. Tra l'altro, se ce l'ho, è interessante vedere che cosa avevano fatto l'agenzia precedente e che cosa gli abbiamo fatto noi. Certo, anzi, dalle nostre cose hanno fatto anche di peggio. Questa cosa qua, non so se posso dire in streaming, sei ancora libera. No, perché c'è Enel contro agenzia di qualche anno fa con la Spagna, ve la dico ex, vi faccio vedere cosa ex streaming. Ci hanno dato un contratto, questa agenzia di cui non faccio il nome, di cui ci hanno detto la cessione delle scene perché questa società precedente gli aveva dato le scene. Una roba inguardabile, di qualità pessima ovviamente. Non abbiamo firmato. Cioè, non abbiamo firmato e loro hanno detto vabbè, leviamo la clausola se volete, perché non avevano altri. Quindi non è che siete obbligati a firmare, altrimenti cedete tutto. Ci sono delle cose ancora da vedere con questa società, perché il nostro design e concept, di cui ancora non vi ho fatto vedere le robe, se lo sono preso. Cioè hanno fatto i peluche dei nostri disegni e è capitato il peggio. Cioè tu società, tu agenzia mi dici che vuoi delle molecole, ma io, esecutore 3D, faccio anche di più, invento il personaggio. Quindi il personaggio non è dell'agenzia, il personaggio in questo caso è di chi ha fatto il lavoro. Dopo tu agenzia vendi peluche, stai rubando i copyright. Quindi la cosa vale anche al contrario, solitamente l'agenzia ti dà tutti i disegni o d'altro, ma se tu introduci delle cose tue, tu sei proprietario di quelle cose. Quindi non solo non devi cedere le scene, ma non devi cedere manco, e non cedi manco il design, l'idea. Hai messo le braccia in quel modo, i capelli sono fatti in quel modo, è una cosa tua. Quindi è l'agenzia che ti deve comprare il marchio, ok? Cioè, ogni volta che voi fate un atto di ingegno, che inventate qualcosa e che vi discostate da quello che si trova o che comunque sia è stato copiato o riveduto, sto facendo un atto di proprietà, e l'atto di proprietà va cautelato, allo stesso modo del terreno, dell'automobile o di un bene che possedete. Poi ci sono istituti che lo fanno nei luoghi appositi. C'è il logo che viene registrato piuttosto che delle altre cose che si possono registrare in alcuni enti. Altre volte basta solo chi ha pubblicato per prima un'immagine per diventarne il proprietario. Se dimostro che è uscito su quel giornale in quella data, tu per dire che è tua mi devi dare un'altra prova in data antecedente. Quindi si fanno anche cose di questo genere, senza andare per forza a registrare ufficio brevetti o altre componenti.
Questa è una problematica molto delicata. Spesso a volte i consulenti di tribunale ci chiamano a dirimere delle robe perché, non essendo grafici, non sanno neanche che vuol dire rubare una scena o rubare un rendering o rubare una cosa di questo tipo. Il comportamento, comunque sia, sia da dipendente che, non, che da autonomo, è che vengono ceduti solamente frame. Non so, quando il cliente approva, solitamente vengono anche dati dei frame a 400x380, cioè. Non è che vedo dei clienti che hanno riscalato la cosa per non pagare gli ultimi step. E quindi, oppure lo marchiate grandemente al centro. Cioè, fate in modo che non vi rubino delle cose. Però, non è che tutti i clienti sono così, non tutti gli studenti sono così. Però a noi sono capitati degli esami dove dovete modellare delle automobili e lo studente si è comprato il modello e lo ha portato all'esame. Ovviamente, cioè, si sono messi intorno come avvoltoi dicendo: aspetta, ma io in classe ho visto un'altra cosa, può anche darsi, benissimo, mi apri la portiera? Sì, che ci vuole, basta che giro il pivot, voleva dire l'asse di rotazione, la portiera era saldata al resto del modello perché non l'aveva fatto lui, quindi te ne accorgi subito se vuoi vedere chi ha fatto cosa in qualche modo. Ma poi sinceramente a chi giova sto, non lo capisco sto discorso, una cosa stupida da fare. Anche qui si perde la stima e succedono dei guai grossi. C'è poi l'inganno e il fatto che mi vuoi far vedere che prendi dei voti più alti rispetto ad altri. Io adesso non ce l'ho né con gli studenti, né con i professori, né con le società. Siamo tutti umani e quindi è statistica, è una gaussiana. Nella gaussiana media c'è tra i due estremi il peggio e il meglio. Che vi devo dire? Anche in questo campo non è che qui sono tutti santi e rientra nell'umano, voglio dire. Siete voi che dovete stare attenti a non fare comportamenti anomali, in qualche maniera documentatevi, però state anche attenti a quello che vedete in giro, perché effettivamente sì, c'è anche un sacco di roba spacciata per propria, roba che viene un po' modificata, l'ho fatto io, ricerca e sviluppo che diventa una roba altisonante, invece sono cose poche cose, che vi devo dire, cioè, vabbè, son pochezze umane. Sì, assolutamente. Picasso diceva anche che l'artista ruba, effettivamente, però temo che non intendesse dal punto di vista materiale, quindi dal punto di vista visivo, del segno, della concettualizzazione, insomma, rubare non è letterale, è impadronirsi delle tecniche, dei metodi e poi espanderle, farle proprie, insomma, la cosa più affascinante è dare uno stile, un modo proprietario, in qualche modo, per cui, vabbè, però. C'è di tutto anche in questo campo, ovviamente anche ci sono datori di lavoro che hanno problemi vari, i dipendenti che si comportano in un certo modo, insomma questo rientra in una cosa molto più generale. Le arti grafiche, ma non è che se voi sentite quelli che disegnano fumetti o che fanno siti web cambi molto, rientriamo in quella stessa identica categoria, quando le persone non capiscono perfettamente l'argomento si sentono autorizzate anche a fare cose non proprio dovute. Allora, prima di partire con l'idea, il disegno e la concettualizzazione, facciamo una pausa, eventualmente. Se avete altre domande, approfittate pure mentre facciamo la pausa. Non so se devo spegnere, durante la pausa posso dare il... In pausa. Ok. Non mi ricordo.